E allora torniamo ancora una volta in diretta, sempre qui dalla sala Ipogeo di Teramo, per questa importante giornata. Noi sottolineiamo sempre che siamo a Teramo e che quindi questa è un'iniziativa importante per il territorio teramano, ma siamo qui in compagnia di Nicoletta Verì, assessora alla salute della Regione Abruzzo, e con lei vogliamo ricordare che questa iniziativa si ripete anche negli altri 4 capoluoghi, e poi magari facciamo anche qualche domanda un po' più personale con l'assessore. Assessore, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovata alla pausa caffè. Si avvicini un po' di più al microfono così sentiamo. Allora, ricordavamo che questa giornata viene ripetuta anche negli altri capoluoghi, sì. Giusto? Sì, sì, giustissimo. Buongiorno a tutti. Oggi inizia la campagna della vaccinazione per i docenti, il corpo delle scuole medie, superiori, universitarie in tutta la nostra regione. In questo momento mi trovo qui a Teramo, dove vive questo grande entusiasmo, questa grande fiducia riguardo al vaccino. Tengo a precisare che bisogna trasmettere sempre più quella fiducia verso il vaccino, che è l'unico strumento valido per combattere questa pandemia. E in modo particolare oggi inizia la scuola, io la voglio definire la scuola, inizia la cultura, ed è un'attenzione che abbiamo voluto dare perché crediamo fermamente non solo al valore della cultura ma al valore dei giovani. In questo momento il mio appello è rivolto a tutti i giovani, a tutti gli studenti, perché possano essere loro messaggeri di norme valide, di comportamenti validi nella prevenzione, e a loro dettata la responsabilità di essere causa purtroppo spesso e volentieri di trasmissione di virus. Ma perché? Perché questo virus sta colpendo in modo particolare in questo momento prevalentemente i giovani. In Abruzzo abbiamo delle varianti e, come voi leggete da tutta la stampa nazionale, queste varianti colpiscono i giovani dai 7 ai 19 anni. Quindi in questo momento l'Abruzzo ha voluto dare questa vicinanza, questa aderenza, questa importanza all'elemento scolastico, perché, ripeto, possiamo sempre di più circoscrivere questo virus. Assessore, quando si verificano queste condizioni un po' particolari per il nostro paese, ai cittadini viene semplice attaccare un po' quella che è la parte politica. Però approfittiamo di questo momento per dare un po' dignità a tutto quel lavoro che c'è dietro, di scelte, di nottate, di azioni importanti per cercare in qualche modo di garantire la salute dei cittadini, perché poi il vostro compito è questo, quello di lavorare per farci stare bene. E approfittiamo di questo momento per ricordarlo, ogni tanto va sempre ricordato. È vero, mi complimento per lei perché ha usato i termini adatti per definire quello che è l'impegno istituzionale, purtroppo di una realtà di cui non si conoscono bene i limiti, i confini. Ci sono queste varianti che vanno a rideterminare le situazioni giorno per giorno. Quindi un'attenzione costante e continua che da parte del Ministero, da parte di tutte le istituzioni e io che rappresento la salute nella nostra regione, impegnata in prima linea, e voglio oggi ringraziare tutti gli operatori sanitari. Oggi è il giorno di ricorrenza dell'importanza degli OSS, gli operatori sociosanitari, figure importanti per l'assistenza sanitaria, figure che hanno combattuto e stanno combattendo in questo momento questa battaglia così difficile. E sono contento che l'assessore abbia voluto ricordare con le sue parole gli operatori che in qualche modo in questo anno hanno sacrificato davvero la loro vita. Lo ricordiamo, siamo tutti esseri umani, questi soggetti tornano a casa la sera dalle loro famiglie con la paura di poter trasmettere delle malattie, con la paura di non poter abbracciare i propri cari. C'è un sacrificio dietro a questo lavoro che noi di Radio Frequenza cerchiamo quando possibile di poter sempre sottolineare e sempre ricordare. Giornata importante quella di oggi, assessore, ma non assolutamente la prima. Una serie di iniziative che sicuramente, grazie al lavoro sinergico della regione, delle ASL locali, continuerà per tutto il tempo, fino a quando non saremo tutti quanti in una condizione di sicurezza, giusto? Giustissimo.
giorno, oggi è solo l'inizio e l'avvio di questa vaccinazione con il vaccino AstraZeneca che è finalizzato proprio per la scuola, e seguiranno nei giorni successivi tutte organizzazioni sul territorio in maniera capillare. Evitiamo che le persone si rechino presso i presidi ospedalieri, e abbiamo strutturato, come voi vedete in questo momento, delle realtà importante e funzionale affinché avvenga la vaccinazione. Ringraziamo l'assessore Nicoletta Veria, assessore alla salute della regione Abruzzo, per essere intervenuta in questa importante giornata. Come sempre ricordiamo che Radio Frequenza e l'Università degli Studi di Teramo sono aperti assolutamente, anzi, a dar voce a tutte le iniziative che portate avanti, e grazie per tutto il lavoro che c'è dietro. Grazie, buon lavoro a tutti. Ci fermiamo un altro piccolo istante per dare la linea alla regia per un po' di musica. Siamo a Teramo e quindi godiamoci un po' di Ivan Graziani alla pausa caffè, tra poco in diretta, sempre qui dalla sala Ipogeo di Teramo.